si è disputata il 25 settembre l'undicesima edizione dello slalom di Greccio. La gara areatina ha fatto registrare 34 partenti ed oltre alle vetture moderne erano presenti anche 6 auto storiche. La gara è stata condizionata notevolmente dal maltempo, che ha messo in difficoltà i piloti sulla prima e sulla seconda manche. La ricognizione è scattata con l'asciutto ed il miglior tempo è di Andrea Vellei sulla sua Gloria C8F davanti al velocissimo Franco Ricci su Renault Clio. Bei tempi anche per Scappa su Citroën Saxo, Francioli su Fiat Barchetta e Pane Caldo su Peugeot 106, che seguono i primi con le loro vetture di cilindrata inferiore, mentre si ritira forti su Peugeot 106. Molti piloti sfruttano questa salita non valida per la classifica finale per studiare il percorso, mentre non prende il via di questa manche Roberto Malvasio su Radical. Sembra tutto pronto per la prima salita e per i primi tempi validi, ma pochi minuti prima del via inizia a piovere sul percorso. La partenza viene posticipata di 20 minuti, ma con l'asfalto bagnato, Vellei e Satulli preferiscono non partire con le loro monoposto, mentre Malvasio prende il via con la Radical dell'Autosport Sorrento e realizza il miglior tempo. Al secondo posto si conferma Ricci e dal terzo sale Grante con una piccola 106 di classe FN1 che precede Scappa, Scarafone e Quaresima. La pioggia non dà tregua ai piloti, che partono sul bagnato anche per la seconda manche. Malvasio alza di qualche decimo, ma vince la gara e la classe Sport Prototipi, mentre Ricci migliora notevolmente la sua prestazione, ipotecando il secondo posto assoluto ed il primo di classe A3. Grante prende un birillo, ma il suo tempo precedente gli vale il gradino più basso del podio e la vittoria della N1. Scappa arriva quarto e primo di N2 su Citroën Saxo, mentre Scarafone è quinto e primo di S6. Il sesto posto è di Ivano Quaresima, che vince la GT3 davanti a Francioli, che arriva secondo di classe e nono assoluto. Settima piazza per Paletta, che segue Grante in FN1. Ottava per Spaziani, primo di A2 su 106, e decima per Perotti, che vince la GT1 davanti a Caselli e Pane Caldo, divisi da un secondo. Tra le storiche, miglior tempo per Cari sul BMW 2002, nonostante un problema alla ruota anteriore a pochi metri dall'arrivo.